Un gruppo di amministratori cremonesi, supportando la richiesta che è stata formulata dal Comitato di Quartiere di Cavatigozzi, attraverso una lettera ha chiesto al presidente della provincia e ai consiglieri provinciali da poco eletti il ripristino della legalità sulla situazione legata al parco rottami del quartiere. La questione del parco rottami di Cavatigozzi, a poche centinaia di metri dalle case, è una questione molto delicata che sembra non interessare a nessuno se non ai residenti che hanno giusta preoccupazione per la situazione. Il Consiglio provinciale è recentemente insediato e la provincia in generale è un ente di controllo che deve intervenire su queste tematiche e deve far rispettare i dettami di legge, così come il comune ove tale situazione si sta verificando, che è il comune di Cremona. Io sono sostanzialmente abbastanza basito da tutto ciò che ho visto finora su questa questione, o meglio, da quello che non ho visto, cioè un semplice controllo che in qualsiasi altro caso sarebbe stato fatto normalmente, io immagino. Quello che sta succedendo a Cavatigozzi non è spiegabile in un'amministrazione pubblica dove le leggi devono essere alla base di qualsiasi cosa. Allora io penso che gli amministratori comunali, sindaci di vario tipologia, debbano puntare sempre al rispetto della legalità. Noi chiediamo alle persone tasse, chiediamo alle persone di rispettare i limiti di velocità, chiediamo alle persone di rispettare tante leggi e poi però quando queste leggi a qualcuno non piacciono ci giriamo dall'altra parte? Questa è la domanda sostanzialmente che ci dobbiamo fare a tutti noi e che quindi abbiamo rivolto al nuovo consiglio provinciale per capire se in qualche modo questa cosa si sbloccherà al netto delle evoluzioni diciamo di legge che questa situazione o giudiziarie che questa situazione potrà o non potrà avere. Questo non spetta a noi deciderlo.